Ciao ragazzi e benvenuti a episodio 2 di Trout Session. Ovviamente per ragazzi intendo ragazzi e ragazze, non voglio assolutamente discriminare quella piccola porzione di pubblico femminile che ci segue e che ci fa super piacere ovviamente. In questo episodio inizia un'avventura che ricorderò penso per sempre, nella quale siamo volati in Irlanda, ospiti da quei grandi del Black Bay Lodge, per cercare assieme di mettere il sale sulla coda alle trote lacustri che prima catturavano ogni tanto per caso magari pescando i lucci oppure miratamente a mosca, ma diciamo non così spesso spinning. Quindi ci siamo buttati all'esplorazione insieme a loro, insieme a Nick, che veramente è stato un super ospite oltre che un super pescatore. Negli ultimi anni avremmo voluto tornare a girare con loro e con Nick qualcosa di particolare a trote, perché lui ha portato avanti questa ricerca, questo discorso, con dei risultati sorprendenti che spero vedremo presto, ma purtroppo il Covid ce l'ha impedito. Magari in futuro. Comunque, detto questo, vi ricordo che questi sono episodi del 2017, quindi di 5 anni fa, e molto belli sicuramente, molto diversi da quello che facciamo anche adesso magari, quindi se volete vedere qualcosa di più contemporaneo potete abbonarvi al nostro canale ed accedere ai contenuti riservati agli abbonati, tra cui tutta Trout Session 3, dove andremo comunque a pescare le trote. Bene, godetevi questo episodio, un po' diverso, con una musica bella unz, però devo dire fighissimo. E seguite queste pagine. Attrezzatura extra per le riprese, macchina fotografica, passaporto, occhiali, ferri del mestiere, ricambi vari eventuali, finali, mulinelli, cane da pesca, esche e ancora esche. Bene, direi che è tutto. Domattina finalmente si parte. Non vediamo l'ora. E non vediamo l'ora. Bene, direi che è tutto. Bene. E non vediamo l'ora. Parte mi incuriosirebbe pescarle con la roba piccola come dite voi, e dall'altra invece vorrei troppo provare a vedere se pescando con quello, cioè magari uno pesca piccolo e uno pesca grande. No, infatti sicuramente secondo me le prendi anche con esche un po' più grosse. La cosa è che sicuramente più ingrossi l'esca più rischi di far luci, secondo me, perché di quelli c'è cioè, infestato di lucetti. Ma c'è anche se usi una roba che sta solo un metro sotto. Beh, il suo capito. Ti dico, io come ambienti in questi giorni, in questi due giorni ho provato passaggi tra le isole, ho provato dei campi erbati dove noi le vediamo pescando luci perché non sapevo dove andare, ho provato le isole proprio a pescare a ridosso delle sponde rocciose. Allora, per me c'è la cosa più facile, più immediata, dove c'è anche tanto foraggino in questo momento, c'è tutto il foraggino e lì quindi sicuramente hai sempre trote che girano. Quello è anche importante, soprattutto magari una baietta dove ci sta un metro e mezzo così d'acqua e poi subito scende profondamente perché dico, quando gli piace spostarsi rapidamente tra l'acqua fonda e le zone di caccia, hanno bisogno di sentirsi al loro agio. Io i punti dove le pesco a mayfly, che tanto so che li girano, e infatti è poi dove più o meno le ha prese loro, cioè quelle zone lì loro ci stanno. Per quanto possa essere poi diverso l'ambiente, diverso il foraggio, diversa anche la pelle trota, però il comportamento pelagico è quello. Quello, cioè. Sì.
tutto, tutto il baione di casa, cioè parlo di baia ma praticamente è un ramo del lago, è tutto fatto da tutte piccole baie, a tante tante isole, tante secche, tanti erbai, c'è molto, tante molto, baie, molto vario. Tante punte. Sì, pieno. In quelle zone ci sono tante luci. Siamo ovviamente arrivati al lodge, adesso spacchettiamo le nostre cose, mangiamo qualcosa di caldo e poi dopo cena ci sediamo con Nick e gli altri e decidiamo cosa fare domani, come approcciare il lago e dove inseguire le nostre trote. Per quanto riguarda il posto, credo che parli già da sé, basta guardare lì. Finalmente troviamo il tempo di sederci con Nick per fare il punto della situazione. Siamo venuti per pescare le trote per una volta e non i lucci. L'Irlanda infatti è molto famosa per la pesca al luccio, ma spesso ignoriamo quante e quali trote ci siano in queste acque. E sicuramente la pesca per catturare questi pesci è molto stimolante, una pesca di ricerca in ambienti veramente molto vasti. Cercheremo un attimo di capire dove andare a prendere questi pesci, come fare, di cosa si nutrono e anche dove si trovano in questo momento della stagione. Infatti Nick, parlaci un po' di com'è la situazione in questo momento. Sì, guarda, quando mi hai chiesto di venire a pescare trote qui, ovviamente ti ho sempre detto che noi siamo abituati a pescarle principalmente a mosca, però la sfida di poterle provare a pescare a spinning con le esche artificiali mi è subito piaciuta, infatti l'ho accolta più che volentieri. In questi giorni cercheremo di individuare le zone dove le stanno mangiando in questo momento e cercheremo appunto le esche migliori e i drift migliori e speriamo di prendere qualche bel esemplare, insomma. Dai, speriamo che domani ci sia un po' di vento e che riusciremo a pescare bene. Super. Domani le prendiamo. Tanto alla fine le prendiamo. Certo le prendiamo. Andiamo, vi faccio vedere su che gioiello pescheremo oggi. Eccolo qua. Qui sono tutti grettissimi. Sì, sono irlandesi. Sì, sì. Pesciotto, un persichetto trainando le trote, capita ogni tanto in acqua bassa con minnow. Anche loro mangiano gli stessi pesci. Trote, persici, luci, sono tutti mischiati. La prossima sarà una trota. Ok, abbiamo appena iniziato a pescare. Visto che non c'è molto vento e ci sembra tutto un pochino fermo, stiamo trainando per farci un po' un'idea di dove potrebbero essere i pesci, di che cosa vogliono e di come cercarli. Una volta che avremo inquadrato un po' le zone, inizieremo a spinnare, speriamo. Presto. Vuoi aggiungere qualcosa, Nick? No.
Che me renni mio danza giro, che me renni via di lavoro, che me renni mio danza giro, fa la vampina, ba ma jota, che me renni mio danza giro, che me renni via di lavoro, che me renni mio danza giro, fa la vampina, ba ma jota, che me renni mio danza giro, che me renni via di lavoro, che me renni mio danza giro. Credo proprio sì, è un lucciotto. Ho mangiato un'esca minuscola. Che mazzata sul jerk, due volte ci sono andato, almeno credo fosse lo stesso pesce. Ora lo slamiamo prima che ci dimeni troppo. Cerchietto giallo fluo in mezzo alla risacca, praticamente si fa di pescare in mare qui. Non è enorme, ma veramente parecchio arrabbiato. Ora lo rimandiamo dentro. Un altro cocchino. Non sono le trote che stiamo cercando, ma comunque niente male quando attaccano così violentemente sul jerk. Un bel divertimento. Finalmente abbiamo una trotella in canna. Non sembra molto grande, però è un inizio. Abbiamo perso veramente diverse mangiate. Una probabilmente era anche una bella trota perché è partita subito velocemente. Abbiamo stuccato un luccio sotto barca. Insomma, abbiamo avuto un po' di sfortuna. Però finalmente forse riusciremo a vedere se Emanuele non cade dalla barca, riusciremo a vedere la nostra prima trotella irlandese. Eccola qui, qui, qui. Eccola qua, grande. La nostra prima trotella irlandese, guardate che meraviglia. Perfettamente adattato a vivere in queste acque scure torbate. Questi toni sul marrone, sul verdino, questi punti, veramente magnifica. Guardate che meraviglia. Per apprezzarne veramente la bellezza bisogna immergerle nella loro acqua. Facciamo un po' riossigenare prima. Guardate come scompare appena la giro di schiena. Perfettamente mimetizzata. Prima abbiamo visto un'aquila di mare testa bianca con il suo nido e sono sicuro che questa schiena scura le torni molto utile per evitare di essere catturata dalle aquile. Adesso la facciamo andare ed è sparita. Costeggiando un'isola, trainettina leggera, bellissimo pesce, colori stupendi, come sempre, anche livrea. Che me renni mio danza giro, che me renni via di lavoro, che me renni mio danza giro, fa la vampina, ba ma jota, che me renni mio danza giro, che me renni via di lavoro, che me renni mio danza giro, fa la vampina, ba ma jota, che me renni mio danza giro, che me renni via di lavoro, che me renni mio danza giro, fa la vampina, ba ma jota, che me renni mio danza giro, che me renni via di lavoro, che me renni mio danza giro, fa la vampina, ba ma jota, che me renni mio danza giro. Sempre tenendo, siamo passati su un ciuffo d'erba, l'abbiamo visto sull'eco, botta secca, infatti eccolo qua, era in agguato, scando senza ardiglioni, siamo un po' agevolati nel rilascio.
Grande Nick. Grande maschietto. Un becco incredibile, bro. Un bellissimo stupendo pesce. Stupendo. Tutto dorato sotto. In questa piatta di vento purtroppo non ci resta che trainare per coprire acqua, quindi siamo un po' costretti, non possiamo pescare a lancio spinning, però insomma. Comunque ci gustiamo i pesci. Eh sì, eh. Madonna che meraviglia. Denti ovunque. Come potete vedere alle nostre spalle, il lago oggi è abbastanza piatto, il vento ogni tanto un po' aumenta, ma diciamo che tende a girare continuamente, quindi abbiamo delle condizioni un po' di stallo e per questo siamo costretti a trainare per coprire acqua, però qualche pesce lo stiamo vedendo, sono veramente pesci stupendi e la cosa incredibile è che mangiano su dei pescini veramente piccoli. Io sinceramente non credevo, pensavo avremmo pescato come peschiamo da noi con qualcosa di un po' più grande, invece trainare esche molto piccole, 5-6 cm, sta facendo veramente la differenza. Adesso penso che continueremo ancora un po' così nella speranza che nel pomeriggio poi si alzi un po' di più il vento e vediamo che succede. Speriamo, perché i pesci sembrano attivi, poi è inizio stagione, quindi non c'è molto foraggio, non ci sono molti insetti, quindi tendono molto a, cioè, sono molto più aggressivi sulle esche artificiali, quindi se si alzasse un po' il vento, un po' di schiuma, un po' di movimento, scarrozzo più veloce della barca, riusciamo sicuramente a fare qualche bel pesce. È un pescetto, però energico. Molto nervosa. Eccolo. Si è finalmente alzato un po' di vento, quindi adesso recuperiamo le canne e proviamo a spostarci in un'altra zona per pescare in deriva. Speriamo bene, finalmente abbiamo la chance di pescare a spinning al lancio. Marrone e quell'altro tizio con la barba sono due pettegolacci terribili. Dovete sapere che il mondo della peste. Trota, trota. Le cannucce, hai visto? Grande, grande. Guarda, mi sta passando di qua, mi devo girare, eh? Aspetta che pesce. Bella, bellissima, bellissima. Grande Fede! Grande! Meraviglia questo pesce, un'iniezione di fiducia e poi che salti, mangiata incredibile sulla stick bait, pullata a tutta velocità, di una cattiveria rara. Questo è esattamente il motivo per cui siamo venuti qua. Guardate che coda muscolosa che hanno, è tutta potenza, stupenda. Bella, 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 che pesce, bellissima. Bella, bella. Madonna che grassa. Facci piano. Dai di tempo, magari che nervosa, eh. Faccio anche la frizione quando arrivo sotto. Sì, anche la frizione. No, madonna. Divertente comunque. Bello, bellissimo comunque. Va bene, va bene. Mi aveva ingannato con i primi salti, invece. Come pesce? Mi
mi aveva un po' illuso con i primi salti, pensavo fosse una trota appena agganciata, invece è un bel lucciotto, ma di certo non ci lamentiamo. Nel mezzo fa sempre piacere, dai. Che meraviglia. Seconda ancoretta del giorno che spezziamo. Ho fatto bene a portarle di scorta. Vediamo. Questi pesci irlandesi. Eccolo, sarà una trota, ma comunque una meraviglia. Dei colori pazzeschi, un po' segnato dalla frega ancora. Con l'esca del giorno. Bellissimo. E ci ha fatto il bagno. La presentazione sono abbastanza felice. Sì. Trota. Bella. Ho parlato. Ed eccola qua, cambio di approccio, abbiamo iniziato a lanciare veramente da 10-15 minuti, bellissima. Un po' di vento hai visto? Sì, le attivate subito. Bellissima, stupenda. Ho messo una stick bait pullata violentemente, sono pesci super nervosi che vogliono degli approcci veramente molto molto veloci. Pazzesca, si è schiantata contro l'esca, pazzesco, stupendo. 30 cm d'acqua, hai visto? Sì, stupendo, in mezzo alle pietre, saltone. Meraviglioso. Bella. Bellissimo, sì. Vai, bella. Stupendo. Lucettino. Grazie. Pescando trote capita. Per questo è meglio usare sempre un cavettino, così se mangiano i paperelli non gli lascio l'esca in bocca. Siamo appena rientrati dalla giornata che sicuramente non è stata facile, ma questo lo sapevamo, però veramente molto stimolante. Abbiamo pescato tantissimo, abbiamo trainato un po' stamattina che non c'era vento e poi abbiamo fatto un milione di lanci. Qualche trota l'abbiamo vista. Sono pesci bellissimi, tirano tantissimo, è stato stradivertente.
devo dire che io almeno sono super soddisfatto. Sì, soddisfatto. Siamo contenti, poi domani è un altro giorno e ci riproviamo. Sì. Poi Luci trovate un bel mix. Sì, no, no, è stata una bellissima giornata. Un po' traina. Molto bello, bello. E poi soprattutto al nostro rientro abbiamo trovato delle fantastiche pizze pronte che adesso ci mangeremo con gusto. Si mangia. Un po' di tocco d'Italia in Irlanda.